Rapinarono un anziano a Marsala, arrestata una coppia di malviventi. Regione, si è dimesso l'assessore Caleca, subentra Rosaria Barresi. La ricchezza dei mazzaresi depositata nelle banche. Presentato il piatto del dialogo Blue Sea Land. Presentata la rassegna di spettacoli dell'associazione Il Canto del Mar Robbio. Domani sera a Mazara il concerto La musica è vita. Buon pomeriggio e ben ritrovati al TG8 Informazione. Apriamo subito con la cronaca: rocambolesco incidente ieri pomeriggio a Trapani. Una Fiat Panda si è scontrata frontalmente con un'autobotte lungo lo scorrimento veloce nei pressi di Via Libica. Le immagini sono state riprese dal sito tvio.it. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che il sinistro sia stato causato da un malore del conducente della Panda, che ha perso il controllo dell'auto lungo il rettilineo che precede l'ultimo curvone dello scorrimento. Il conducente dell'autobotte ha infatti notato sopraggiungere l'auto verso il proprio mezzo, riuscendo ad arrestare la propria corsa nel tentativo di evitare l'impatto. Tuttavia l'auto ha continuato la propria corsa, terminandola contro il mezzo pesante. Sul posto i vigili del fuoco, la Polizia Municipale di Trapani e i sanitari del 118. Portato al nosocomio Sant'Antonio Abate di Trapani, l'uomo a bordo della Panda avrebbe riportato solo alcune escoriazioni. Rapinarono un anziano a Marsala, arrestata la coppia di malviventi responsabile del crimine. Sentiamo. A seguito di un'articolata attività di indagine condotta dalla sezione investigativa del commissariato di Marsala, è stato possibile identificare due autori di una violenta rapina commessa qualche mese addietro ai danni di un anziano in pieno centro a Marsala. Oggi, nelle prime ore del mattino, la Polizia di Stato, commissariato di Marsala, ha eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare a carico di Sebastiana Sanna, classe 85, e Vito Fiorino, classe 45, per il reato di rapina aggravata. Su disposizione del Tribunale di Marsala, la prima è stata tratta in arresto e posta ai domiciliari, mentre al secondo è stato invece applicato l'obbligo di dimora. Lo scorso 29 novembre personale della squadra volante del commissariato è intervenuta in Piazza del Popolo per la segnalazione di una rapina. Sul posto la vittima, prima di essere trasportata al pronto soccorso a seguito delle lesioni riportate, è riuscita a raccontare quanto accaduto agli agenti, descrivendo altresì le fattezze fisiche dei due aggressori. In particolare ha riferito di essere stato avvicinato con un pretesto da una donna di giovane età, la quale improvvisamente gli ha strappato di dosso il bracciale e la collana. Ne è seguita una colluttazione alla quale ha preso parte anche un uomo che lo minacciava con un bastone, intimandogli di lasciare la refurtiva. I due, impossessatisi del bottino, si sono dati alla fuga a bordo di un'autovettura di color bianco, della quale l'anziano rapinato è riuscito a rilevare alcuni numeri di targa. Tali circostanze sono state confermate anche da un testimone oculare presente al momento dei fatti. Sulla base delle dichiarazioni della vittima e del testimone, gli investigatori del commissariato, grazie all'approfondita conoscenza dei pregiudicati del luogo, hanno nutrito fin da subito sospetti a carico della Sanna e del Fiorino. Inconfutabili riscontri investigativi hanno permesso di provare con assoluta certezza la responsabilità dei due soggetti, trasmessi poi all'autorità giudiziaria che ha avallato l'operato degli investigatori emettendo le misure cautelari eseguite proprio oggi. È morto Francesco La Porta, nato a Buseto Palizzolo del 1937, sindacalista, è stato deputato regionale nella 10ª e 11ª legislatura, ma anche consigliere comunale a Trapani e consigliere provinciale. La sua vita si è divisa tra politica e sindacato, dove ha avuto ruoli di primo piano e diretto la CGIL di Trapani. Lascia la moglie Bice e il figlio Pietro. E l'avete sentito nei titoli, si dimette improvvisamente l'assessore regionale Nino Caleca, al suo posto Rosaria Barresi, già dirigente generale dell'agricoltura. Il servizio. È Rosaria Barresi, il nuovo assessore regionale all'agricoltura, che succede all'assessore uscente Nino Caleca, il quale ha lasciato il suo incarico dopo la nomina di Giovanni Pistorio in giunta. Il penalista Caleca ha rassegnato le sue dimissioni con una lettera al governatore Crocetta, nella quale scriveva di non essere d'accordo sulla scelta di Pistorio, ex cuffariano, e di sognare una politica nuova senza incomprensibili ritorni al passato. Parole che hanno lasciato di stucco il governatore siciliano, il quale venerdì sera si è già messo all'opera per cercare un sostituto del penalista palermitano e la scelta
scelta è ricaduta proprio su Rosaria Barresi, già dirigente generale dell'agricoltura. Intanto, le dimissioni di Caleca non hanno fatto altro che accendere gli animi dell'opposizione, che per voce del deputato regionale Nello Musumeci ha parlato dell'ennesimo segnale di disgregazione di una maggioranza che non c'è mai stata nel voto dei siciliani. Nessuna replica invece da parte dell'UDC, che sembra essere d'accordo con Crocetta sulla nomina di Pistorio e ha dichiarato: molti di Sicilia Democratica come Pistorio provengono dall'UDC o dall'MPA. Non capisco che differenza ci sia, né il perché di un gesto, quello di Caleca, così plateale al termine di un vertice di maggioranza. È inaccettabile, poteva discuterne almeno con me che l'avevo sostenuto e aiutato e non è stato rispettoso. Nel frattempo, il governatore Crocetta ha dato inizio ad una sfida a Roma senza esclusione di colpi. Dopo il vertice di maggioranza, infatti, i capigruppo e i segretari di partito hanno presentato un documento che prevedeva il voto in aula sulle province. Crocetta intanto ha parlato di essere favorevole alle riforme, ma di porre un freno alle politiche eccessive di rigore e, rivolgendosi all'assessore all'economia Alessandro Baccei, afferma: il governo e la coalizione ritengono fondamentale la ripresa del dialogo con i lavoratori dipendenti della regione, che non possono pagare il prezzo dell'assenza di risorse e delle politiche di rigore che vanno concentrate sulla lotta agli sprechi, mantenendo lo stato sociale. In tale contesto, si apprende da una nota, la riorganizzazione delle società partecipate dovrà portare ad un reinserimento dei lavoratori dentro organismi e enti produttivi che ne valorizzino le professionalità. Il prefetto di Trapani, Leopoldo Falco, ha scritto al Ministero dell'Interno affinché il CIE di Milo possa essere convertito in CID, Centro di Identificazione, struttura nella quale potrebbero essere impiegati 40 lavoratori della cooperativa Badia Grande, attualmente in esubero a causa della chiusura del centro per immigrati di Salina Grande. E questa la soluzione prospettata stamattina dal capo della prefettura trapanese, che ha ricevuto una delegazione di rappresentanti sindacali e di lavoratori dopo un sit-in di protesta proclamato da Fisascat CISL Palermo Trapani, UIL Tux UIL Confintesa e UGL Trapani. E di seguito alla visita alla casa circondariale di Trapani, il senatore del Movimento 5 Stelle Vincenzo Sant'Angelo ha presentato un'interrogazione al Ministro della Giustizia. Sentiamo. Dopo la visita dello scorso 29 maggio alla casa circondariale di Trapani, il senatore Vincenzo Sant'Angelo ha presentato al ministro della giustizia una nuova interrogazione riguardante le carenze nell'organico della polizia penitenziaria dell'istituto. Rispetto al passato, sottolinea l'esponente del Movimento 5 Stelle, il personale in servizio è poco più di 242 unità contro le 323 unità previste in pianta organica. Anche la media dell'età dei poliziotti penitenziari, che oggi supera i 50 anni, sommata ad una serie sempre più numerosa di assenze per malattie come depressione e patologie cardiocircolatorie legate allo stress e dei carichi di lavoro sempre crescenti, determina un quadro generale sicuramente allarmante per tutti coloro che operano dentro le mura della casa circondariale di Trapani. Sant'Angelo ribadisce che garantire la pianta organica della casa circondariale di Trapani, così come di tutti gli istituti penitenziari, serve ad evitare l'abbassamento della soglia di sicurezza generale nelle carceri. È impensabile, conclude, che il Ministero della Giustizia, come anche il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a Roma, non agiscano per garantire i livelli minimi di personale nei vari ruoli previsti nella pianta organica. Da ieri iniziati gli interventi di arredo urbano nel corso principale cittadino Corso Umberto I di Mazara. Con il coordinamento del responsabile del servizio verde pubblico, geometra Pino Fasulo, sono in corso gli interventi per la posa di palme Washington. Nei prossimi giorni il comune provvederà inoltre a collocare piante fiorite nelle giare che abbelliscono i marciapiedi. Nuovo sopralluogo del sindaco di Mazara, Nicola Cristaldi, nella spiaggia di Tonnarella, dove sono in corso i lavori per la rimozione della posidonia accumulatasi nell'ultimo mese a causa del forte vento di scirocco. Non solo abbiamo restituito alla fruizione pubblica un importante tratto di spiaggia, afferma il sindaco, ma proprio iniziando da quel tratto stiamo provvedendo a recuperare i muretti di contenimento ormai vetusti e a installare vasi con fiori per abbellire tutto il lungomare Fata Morgana, che deve essere il cuore pulsante dell'estate mazzarese. Con la bonifica delle due ampie aree sotto la sopraelevate e con l'imminente avvio del servizio di trasporto con il trenino turistico, ha concluso Cristaldi, risolviamo anche l'annoso problema parcheggi e del traffico. Gli interventi di spostamento della posidonia, già accumulata nei giorni scorsi, termineranno a breve. Prossimamente si concluderanno i lavori di piantumazione di piante fiorite e palme.
Il comparto dell'edilizia continua a essere in sofferenza. Il segretario di Fillea CGIL, Enzo Palmeri, traccia un bilancio della situazione. Nel primo semestre di quest'anno non si è registrato alcun segnale di ripresa nel settore delle costruzioni. Anzi, alcune storiche aziende hanno definitivamente chiuso i battenti. A tracciare un nuovo bilancio sulla pesante crisi che da anni affligge le imprese edili è il segretario provinciale della Fillea CGIL di Trapani, Enzo Palmeri, che denuncia l'assenza di una politica nazionale di investimenti che intervengano sulla disoccupazione e l'inerzia del governo regionale sul tema della crisi, nonostante in Sicilia siano 87.000 gli edili che negli ultimi 5 anni hanno perso il lavoro. Ciò che chiediamo, dice il segretario Palmeri, è il lavoro vero e non finto. Gli edili non chiedono assistenza, ma una burocrazia più efficiente e snella. Le circa 6.000 imprese chiuse in Sicilia dal 2008 sono l'esatta misura dei danni provocati non solo dalla crisi, ma anche dall'impossibilità delle aziende sane ad operare in un contesto in cui vi sono le banche che chiudono l'accesso al credito e le scelte politico-burocratiche censurabili. In provincia di Trapani anche le imprese storiche come l'azienda di calce e gesso Focat e la Iovino Marmi hanno chiuso l'attività determinando la perdita dell'occupazione per 30 lavoratori, mentre altre resistono solo grazie al ricorso alla cassa integrazione guadagno ordinaria. Per 3 anni, dice Palmeri, i lavoratori della Focat usufruiranno degli ammortizzatori sociali nella speranza che il liquidatore possa intercettare nuovi acquirenti in grado di far ripartire l'azienda. Per i dipendenti della Iovino Marmi invece la situazione è diversa, perché il numero dei lavoratori è inferiore a 15. Solo 7 lavoratori su 13 hanno infatti trovato occupazione nella nuova azienda che ha affittato i locali. Il nostro obiettivo è far sì che anche i restanti lavoratori vengano assunti. La Fillea CGIL ritiene indispensabile che le amministrazioni comunali avviino i lavori nelle opere già cantierabili, così da far ripartire il settore delle costruzioni e l'indotto ad esso connesso. E rimaniamo in tema, la crisi economica ormai è un dato di fatto, ma a Mazara ci sono capitali di considerevole entità custoditi in banche e uffici postali. Sarà solo una propensione al risparmio? Sentiamolo nel servizio. La crisi c'è, ma c'è anche una sorprendente ricchezza depositata in banche, uffici postali, società finanziarie, titoli, fondi, conti correnti che sommano la cifra di 1 miliardo e 446 milioni. Una montagna di soldi che i cittadini di Mazara hanno accumulato fino al 31 dicembre 2014, secondo i dati statistici forniti da Banca Italia. Una cifra tra l'altro in crescita rispetto al 2013, pari a circa il 10% in più. Da questi dati emerge che Mazara è città pingue, ma guai a soffermarsi ai numeri. Non si sa infatti se questa ricchezza è spalmata in qualche centinaia di cittadini oppure di migliaia di persone. Né si sa a quale fascia sociale appartiene questa ricchezza, nel senso che potrebbero essere inclusi anche pensionati d'oro o anche possibili evasori. Comunque sia, qualsiasi valutazione si voglia fare, rimane il dato di fondo, e cioè che i mazzaresi sono grandi risparmiatori e che alcuni magari si fingono anche poveri. Altro dato certo è che pizzerie e ristoranti nei weekend sono pieni e la macchina del divertimento è sempre in moto. Sfrecciano auto di media e grossa cilindrata, eppure si dice che l'economia langue. Specialmente i giovani non si risparmiano. Chi dà loro i soldi? La disoccupazione è al 29,6%. Non si conosce tra l'altro se i mazzaresi trasferiscono capitale all'estero, né se fanno degli investimenti in società anche nel nord Italia. Alcuni consulenti finanziari nicchiano, qualche altro va via con un sorrisetto che nasconde chissà quale verità. Il dato di fondo è che in città esiste un'enorme ricchezza che produce soltanto a chi deposita denaro. Non ci sono nuovi investimenti in programma, non ci sono industrie né del freddo né del caldo, si produce poco in tante attività come pesca e agricoltura che non trovano sbocchi nella commercializzazione. I depositi di circa 1,5 miliardi in sostanza colpiscono l'economia reale, ma non quella bancaria e finanziaria. Sempre secondo i dati pubblicati dal sistema statistico collegato alla Banca d'Italia, a Mazara risultano attivi nei vari istituti di credito oltre 30.000 conti correnti. I nuclei familiari sono circa 18.000. Mazara al 1 gennaio 2014 contava 51.740 abitanti, reddito medio 19.367 euro. Ha 11 sportelli bancari, oltre 3 borse finanziarie ed altre di più piccola dimensione.
per gli uffici postali che a loro volta sono anche erogatori di servizi bancari. Il consulente di una grande finanziaria dice: il grande risparmio dei mazzaresi dimostra che in tempi di crisi si tende sempre più al risparmio, ma il dato di fondo è che questa ricchezza non viene investita ed è un vero peccato per l'economia locale. Visitatori brasiliani, imprenditori, operatori turistici e della comunicazione hanno fatto tappa a Marsala, interessati all'enoturismo e alle tipicità locali. Hanno incontrato il sindaco Alberto Di Girolamo, che, accompagnato dall'assessore Clara Ruggeri e collaborato dal dirigente Giuseppe Fazio, ha seguito il gruppo in un tour cittadino, con visita guidata anche nella storica cantina Florio. Oltre ad apprezzare le bellezze paesaggistiche, sono state valutate alcune ipotesi progettuali per futuri sviluppi commerciali e promozionali. E cambiamo argomento, partirà stasera il servizio di raccolta rifiuti che integrerà quello della Belice Ambiente al fine di rimuovere i rifiuti accumulatisi a Campobello e nelle frazioni di Trefontane e di Torretta Granitola a causa delle gravi inadempienze della società d'ambito. A seguito del provvedimento d'urgenza emanato dal sindaco Castiglione, è stata infatti aggiudicata ieri pomeriggio la gara per il servizio di nolo a caldo di automezzi alla ditta privata Consorzio Se Ambiente di Mazara del Vallo, che lo svolgerà per 30 giorni. Una mozione per istituire nel territorio di Campobello di Mazara la figura dell'ispettore volontario ambientale comunale, l'IVAC, è quanto richiesto dal consigliere del Movimento 5 Stelle Tommaso Di Maria, primo firmatario di una proposta che tenta di contrastare il fenomeno dell'abbandono selvaggio dei rifiuti pericolosi e non su tutto quanto il territorio comunale. La mozione reca la firma anche dei consiglieri Tumminello Giovanni e Giorgi Nicola, Palermo Giovanni e Giardina Vincenzo e Massimiliano Saverio Sciacca. Lo scorso 25 giugno, al circolo del Ministero degli Affari Esteri, è stato presentato il piatto Blue Sea Land. Vediamo di cosa si tratta nel servizio. Crediamo che la via del dialogo e della cooperazione attraverso il lavoro, i principi sul quale poggia l'Expo Blue Sea Land, sia la risposta efficace contro qualsiasi forma di estremismo. Noi siciliani siamo molto legati ai nostri fratelli tunisini da profonde e comuni radici storiche e culturali e pertanto esprimiamo la nostra massima vicinanza in questo triste momento. A dichiararlo è stato il presidente del distretto produttivo della pesca Giovanni Tumbiolo. Il 25 giugno il circolo del Ministero degli Affari Esteri ha ospitato l'incontro con gli ambasciatori del Mediterraneo, Africa e Medio Oriente, accreditati presso la Presidenza della Repubblica Italiana alla Santa Sede dalla FAO, per la presentazione ufficiale della quarta edizione della manifestazione Blue Sea Land. Nel corso della serata è stato presentato il piatto Blue Sea Land, sapientemente preparato dallo chef mazzarese Pietro Sardo, dove si mescolano sapori, odori e saperi di territori dell'area mediterranea, africana e medio orientale, grazie a diversi ingredienti, prodotti di terra e di mare: pasta di grano duro, gambero rosso, gambero bianco, razza, acciughe, pomodoro secco, pomodorini, zucchine, ancora pistacchio, prezzemolo, basilico, origano, menta, aglio, cipolla, olio extravergine di oliva, vino, arissa, arance, limoni, pompelmi e curcuma. Il piatto Blue Sea Land, ha spiegato Giovanni Tumbiolo, è un autentico connubio gastronomico di qualità, di tradizioni e di culture, espressione della necessità di dialogo e di pace anche nel campo della gastronomia, fra territori e popoli che condividono prodotti di eccellenza del mare e della terra. Grazie a Blue Sea Land, territori e paesi fra loro diversi si mettono a tavola e dialogano, che di questi tempi non è cosa da poco. Il comune di Castelvetrano ha approvato lo schema di adesione al biodistretto Colture Mediterranee Terre del Bio, che è stato sottoscritto presso il comune di Petrosino qualche settimana fa. All'incontro che era stato promosso dall'assessorato regionale all'agricoltura e attività produttive hanno preso parte i comuni di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Paceco, Calatafimi Segesta, Salemi Gibellina, Poggio Reale, Partanna e Petrosino, che è comune capofila. Questa mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione della rassegna estiva di spettacoli promossa dall'associazione Il Canto del Mar Robbio. Sentiamo le interviste. La rassegna è la terza in 2 anni che il Canto del Mar Robbio si appresta a iniziare.
prevede dei nomi di livello nazionale nell'ambito del cabaret, del teatro e della musica. Cominceremo subito con TGS Studio Stadio, che è un format che molti sportivi conosceranno perché è proprio quella trasmissione che la domenica pomeriggio va in onda a TGS e prevede la presenza di praticamente tutti i migliori comici emergenti palermitani, quindi sarà una trasmissione, sicuramente un programma interessante da vedere. Poi ci saranno, si alterneranno sul palco per quanto riguarda il teatro comico, Dado, Migone, Gianfranco Iannuzzo, torneranno spesso e volentieri i nostri carissimi Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte e Massimo Spata, e poi diciamo che un bel tocco di novità lo abbiamo nella musica, perché torneranno a Mazara, a grande richiesta, le Appassionante, che è quel trio di musica, diciamo, lirica, riarrangiata in chiave etnica, molto suggestiva, che non vediamo l'ora di riproporre ai mazzaresi. Sarà sicuramente un successo. E noi abbiamo puntato quest'anno sull'aumentare un po' l'offerta qualitativa, non che gli artisti che noi abbiamo presentato l'anno scorso fossero da meno. Ricordiamo, l'anno scorso abbiamo iniziato con Lino Patruno, con nomi sicuramente importanti, però diciamo che l'idea è partita a estate iniziata, adesso abbiamo avuto tempo di programmare per tempo, e quindi abbiamo avuto l'opzione di prendere dei fuoriclasse del cabaret, nomi di livello nazionale che sicuramente aumentano l'offerta. Dado, Migone sono dei nomi sicuramente importanti, Iannuzzo, anche lui è un nome molto importante, e ci sta pure che venga fuori una sorpresa durante l'estate. Il 2 luglio è un momento iniziale, sarà una grande festa. Io infatti invito tutti i cittadini mazzaresi e non a partecipare, una festa di apertura dell'estate con un gruppo musicale, penso tra i più, veramente un insieme di musicisti veramente bravi di Palermo e anche di tutta la provincia, e faremo un insieme di interviste a tutti i nostri ospiti, che poi allieteranno la rassegna di luglio e di agosto. Il primo evento sarà il 23 luglio, a seguire avremo un mese di agosto veramente pieno, intenso, scoppiettante, non voglio adesso anticipare nulla perché proprio vorrei solleticare la curiosità di tutti in modo tale che partecipino alla serata del 2. Vi aspettiamo giovedì 2 luglio, partecipate con noi. L'Associazione di Promozione Sociale, il sostegno con il Lambretta Club Sicilia e il patrocinio della città di Mazara del Vallo, organizza per domani il 17° raduno di Moto d'Epoca Città di Mazara. Il programma della manifestazione prevede dalle 8.30 alle 10 raduno in Piazza Repubblica e iscrizione dei partecipanti, quindi passeggiata con le moto per le vie e i vicoli cittadini e sosta presso l'ipogeo di San Bartolomeo con visita guidata a cura delle guardie ambientali Trinacria. E domani sera l'ex collegio dei Gesuiti di Mazara sarà scenario del concerto La musica è vita. Sentiamo i dettagli. Domani sera alle 20.30 nell'ex collegio dei Gesuiti di Mazara, concerto organizzato dalla Scuola di Musica Crescente in collaborazione con il Centro Aiuto alla Vita di Mazara, dal titolo La musica è vita. L'esperienza sonora rappresenta un percorso importante nella maturazione dei giovani, poiché dà la possibilità di migliorare la comunicazione essendo motore di sviluppo dei sensi, della sicurezza individuale e dell'integrazione con gli altri. I piccoli artisti che si esibiranno frequentano la scuola crescente con particolare passione ed impegno e, pur privilegiando stare insieme, l'allegria e il gioco che la musica comporta, riescono a cimentarsi con lo stesso trasporto in brani di autori classici come Bach, Beethoven, Tarrega, Debussy e moderni Taylor. È importante rilevare che tre ragazzi in due hanno dato alla musica un posto fondamentale nella loro vita, tanto da iscriversi al Conservatorio Scontrino di Trapani all'età di 14 anni, e alcuni di loro vantano già esperienze musicali di un certo prestigio. Il concerto prevede l'esecuzione di diversi brani strumentali e vocali, eseguiti con il pianoforte, la chitarra classica, la chitarra elettrica, offrendo un suggestivo e piacevole spettacolo.
Sarà inaugurata questo pomeriggio alle ore 19 dal sindaco Matteo Rizzo, nei locali dell'ufficio turistico di San Vito Lo Capo, la mostra fotografica Noi ragazzi a San Vito negli anni 70, curata da persone di tutta Italia che in quegli anni frequentarono il paese della Costa Gaia, prima del boom che lo ha portato ai vertici del turismo nazionale. La mostra è di proprietà del comune sanvitese, che la terrà in esposizione permanente quale testimonianza del divenire del territorio nella sua bellezza, rimasta pressoché intatta negli anni. Dopo l'inaugurazione nella via Venza, villeggianti di oggi e di ieri si ritroveranno per una serata all'insegna della memoria, scandita dalla musica di quel periodo. La manifestazione e celebrazione della pace si svolgerà domani al Teatro di Segesta. La celebrazione inizierà alle ore 19:20, condotta dal presentatore palermitano Massimo Minutella, con l'ospite d'eccezione Prem Rawat, ambasciatore del Pledge to Peace, e prevede la partecipazione di Salvo Ficarra e la Lab Orchestra. Poi prenderà la parola Prem Rawat per concludere con l'assegnazione di targhe ed onorificenze. Nel corso dell'evento l'amministrazione comunale intende conferire la cittadinanza onoraria, riconoscendo la lunga esperienza di Prem Rawat in attività pacifiste, e lo stesso si pregia del titolo onorifico di Maharaji per il suo impegno profuso in giro per il mondo e per la promozione di iniziative umanitarie che sposano il suo pensiero filosofico del concetto di pace. Una grande serata in piazza, moda ed air stylist. In Piazza della Repubblica, domani sera alle 21, uno spettacolo da non perdere, Marsala Fashion Style, ovvero come rendere le teste delle modelle un vero spettacolo. Una organizzazione a cura dell'associazione marsalese Eventi, diretta da Gianluca Galfano ed Enzo Amato. Con lo spettacolo Stoicheion, la notte degli elementi, domani dalle ore 21:30 in Piazza Biscione prenderanno il via le manifestazioni di Petrosino Estate 2015. Stoicheion è il principio, l'inizio di ogni cosa, ripreso dalla tradizione filosofica greca ed in particolare da Platone. I quattro elementi della natura, il fuoco, la terra, l'aria e l'acqua, rappresentano gli elementi del creato, in cui tutte le cose esistono e consistono. Uno spettacolo straordinario ed unico che mette insieme, come in un intreccio scintillante di colori ed emozioni, i quattro elementi, con il suggestivo sfondo del mare di Biscione, per dare il via agli eventi estivi. Per la rassegna Le Orchestre Nascoste Festival, domani alle 21:30 nella chiesa di San Pietro a Trapani, il Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart con l'organo Francesco La Grassa. Questo concerto si inserisce in una linea di produzioni che ha visto in passato l'organo di San Pietro al centro di imprese fuori dal comune, come l'esecuzione dell'intera Passione secondo San Giovanni di Bach e di concerti per pianoforte di Chopin e di Schumann, dove l'organo, suonato da ben 12 mani, sostituiva l'intera orchestra. È il momento della pagina sportiva. Il sindaco di Mazara del Vallo, Nicola Cristaldi, ha accolto stamani al Palazzo di Città il piccolo campione regionale di nuoto e detentore di ben 3 record regionali di categoria, Daniele Giardina. Nel corso della cordiale visita, il giovane nuotatore mazzarese, accompagnato dall'assessore al bilancio Vito Billardello, dalla madre Emanuela e dalla sorella Federica, ha voluto partecipare al sindaco i grandi risultati ottenuti. Come dicevamo, Daniele Giardina, 7 anni, è detentore di ben 3 record regionali di nuoto di categoria nelle specialità libero, dorso e rana ed ha ottenuto il primo posto al meeting internazionale di nuoto di Ragusa, svoltosi dall'11 al 14 giugno scorso. Il primo cittadino ha omaggiato Daniele con il crest cittadino e l'album fotografico. E passiamo adesso al calcio. Ieri pomeriggio allo stadio Domenico Stallone Castro di Campobello di Mazara si è tenuto uno stage della Folgore Selinunte dedicato ai giovani calciatori. Presenti fra gli altri anche il presidente Raineri, il tecnico Amoroso e il responsabile del settore giovanile Pizzitola, che oltre che sui giovani si sono soffermati anche sul mercato. Le interviste di Vito Bono. Diciamo che più che stage noi li conosciamo tutti perfettamente, solo che abbiamo voluto vedere, approfittare di vedere qualcuno in maniera più approfondita, ma sono ragazzi che abbiamo seguito tutto l'anno, quindi sappiamo perfettamente quello che sono. E abbiamo approfittato di questa giornata anche per vedere che sono venuti due ragazzi di Napoli, di vederli, sono ragazzi che abbiamo avuto notizie buone e quindi stiamo cercando di vedere se possono essere utili alla nostra causa. Per quanto riguarda il mercato in entrata, sono già stati piazzati i primi due colpi, Francesco Maggio un difensore e l'esterno d'attacco Antonio Di Franco. C'è da aspettarsi sicuramente qualche altra novità nelle prossime ore? Sì,
c'è da aspettare qualche altra novità. Devo essere sincero che già ci sono due altri acquisti in fase di definizione, già al 99% si possono considerare la folgore. Per il momento non possiamo dire chi sono perché hanno qualcosa da risolvere con le vecchie società, ma possiamo dire che già ci sono altri due acquisti sicuri della folgore, sono un attaccante e un centrocampista. Poi facciamo il punto con l'allenatore per vedere le riconferme del prossimo anno. Devo dire che Bonino fa parte della nostra causa, i ragazzi di Castelvetrano, Montepiano, Morici, c'è stato il rientro di un altro ragazzo di Castelvetrano come Federico Messina, tutta la gente di Castelvetrano più o meno sono tutti riconfermati, a parte qualcuno magari che ha altri tipi di ambizioni. Ragazzi di qualità, alcuni di loro vestiranno la casacca della Folgore nella prossima stagione? Ma mi auguro proprio di sì, perché insomma ci sono i presupposti qualitativi di quello che abbiamo visto, di quello che abbiamo sentito, che insomma potrebbero fare a caso nostro, anche la Folgore può fare a caso loro, a mio avviso può diventare un trampolino di lancio per tutti questi ragazzi. Ripeto, sono tutti ragazzi al circondario, abbiamo una buona risorsa, una buona fucina, dobbiamo solamente approfittarne, ecco, e io spero che anche da parte di questi ragazzi ci sia la consapevolezza di mettersi in discussione e la voglia di fare i sacrifici. Un'ultima battuta sui due neoarrivati, Francesco Maggio ed Antonio Di Franco. Due giocatori che hanno dimostrato la loro qualità in questi campionati e non solo, perché hanno pure calcato i palcoscenici professionistici, quindi che si mettono in discussione e soprattutto sanno di venire a fare una parte da protagonista in quella che è la nuova stagione, che si presenta a loro nel migliore dei modi, perché credo che abbiano accettato in virtù anche della consapevolezza di un progetto che non può fare altro che allettare i giovani meno giovani, loro tra l'altro parliamo di 22 anni. Nicola Pizzitola, responsabile del settore giovanile della Folgore Selinunte, questo stage vi ha dato sicuramente una grossa mano d'aiuto nel pianificare la prossima stagione. Sì, sicuramente. Molti di loro già li conoscevamo, diciamo, perché li abbiamo visti all'opera durante gli altri anni. Molti fanno parte già del nostro settore giovanile. Comunque stiamo cercando di pianificare al massimo, perché i giovani diciamo, devono essere il nostro punto di forza e la filosofia su cui si punta ormai sulla prima squadra, ormai si deve puntare soltanto e solo sui giovani, poi. Quindi stiamo pensando con molto 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 anticipo rispetto agli altri, diciamo. Il Trapani Calcio si assicura per la terza stagione consecutiva le prestazioni del difensore Simone Rizzato. Tra la società granata e l'esterno sinistro è stato raggiunto l'accordo per un contratto di un anno più opzione. Nella sua prima stagione in maglia granata il difensore ha registrato il record di presenze e nella scorsa stagione ha collezionato altre 35 presenze. Ed era questa l'ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo un buon fine settimana. Appuntamento a lunedì.